La Val di Cembra, valle trentina posta sulla sinistra idrografica del fiume Adige, è una zona particolarmente evocata per la viticoltura. Essa infatti ne caratterizza il paesaggio. Spostandosi nella parte alta della valle, i vitigni lasciano il posto a vaste foreste di peccio, acero e molte altre formazioni forestali, le quali fanno da cornice al torrente Avisio, che da sempre scorre e modella i versanti della valle. Ad una quota di circa 900 metri sorge il piccolo abitato di Piscine, nel comune di Sover. Nell'ultimo secolo si è assistito ad un graduale abbandono del territorio e delle abitazioni. Lo scopo del nostro progetto è quello di trovare delle soluzioni di riqualifica ambientale e territoriale. Qual è uno dei problemi maggiori attualmente presenti sul territorio? Ve ne accorgerete quando farete l'estrazione o il tavolare dell'area qua sotto, ne accorgerete, sono tutti pezzettini piccolissimi, anche appunto di 50-60 metri quadrati, che appartengono a 5, 6, 7, 10 persone, quindi avere anche l'autorizzazione per entrarci diventa poi difficoltoso, e tutte queste cose fanno sì che diventi veramente difficile recuperare poi. Da cosa è stato causato il progressivo abbandono della campagna in questa parte della valle? Allora, qua devi pensare che qua era veramente faticoso coltivare. Cioè, tu dovevi pensare che qua sotto, ma lo vedrai anche dopo, ci sono una serie di muretti, c'erano queste viti, che non sono le viti che ci sono adesso, sono un po' più produttive, e il vino non rendeva così come può rendere, avere un interesse economico attuale, e quindi la gente faceva tanta fatica, cioè veniva tutto portato sulla schiena. Quindi quelli che erano ai margini, diciamo, delle aree meno produttive, come eravamo qua a Sover, insomma, hanno fatto presto a dimenticarsi della campagna, insomma. E le persone che lavoravano alla campagna? Se voi andate a Gardolo, a Trento, e chiedete da dove vengono, la maggior parte vi risponderà che sono della Valle di Cembra, che sono di Pineo, comunque delle valli qua, limitrofe, insomma, ma molti, molti della Valle di Cembra sono diciamo, quelli che hanno espanso e hanno ingrandito Gardolo, la Vis, queste zone attorno a Povo, Villazzano, insomma, queste zone attorno alla città. Ad oggi, quali sono le principali attrazioni della valle? Praticamente adesso, diciamo, con la mentalità che abbiamo adesso, che c'è più che altro la ricerca, diciamo, di quello che è naturale, di quello che non è stato antropizzato, direi che la Valle dell'Avisio è il posto ideale. Ci sono dei sentieri che forse in pomeriggio fate anche, che è il sentiero dei vecchi mestieri, che è un'antica via romana di esplorazione, che costeggia proprio tutto il tracciato dell'Avisio, con addirittura anche delle passerelle a strapiombo sul torrente. Sono molto belli dal punto di vista faunistico e arboreo, perché vi permette di vedere la flora e la fauna locale allo stato, diciamo, proprio selvaggio. Poi ci sono i siti dove veniva prodotta la calcia, le famose calcare. Lungo tutto l'alveo dell'Avisio ci sono questi enormi forni, no? Di forma circolare, alcuni quasi integri, e se fate il sentiero ne incrociate più di uno, insomma, dove venivano cotti i sassi di calce e poi da lì portati su sempre con la gerla in paese. Poi ci sono diversi siti invece molto interessanti, che potrebbero essere storico-culturali, cioè valorizzati
per la loro storia, per il loro valore culturale. Il primo di questi che incontreremo è sicuramente il castagnar della Paja, non so se ne hai già parlato a loro, che è un castagno di notevole dimensioni. Addentrandosi nel caratteristico centro storico di Piscine di Sovere, ci si imbatte nell'Osteria da Maria, una delle più antiche della regione, di proprietà di Renata Bazzanella. Ma esattamente da quanto tempo la famiglia Bazzanella è proprietaria di questa attività? 1840, certo, perché ho un documento di un debito datato 1846 e era un debito che un signore di Sovera aveva con questo mio parente da 5 anni. Io sono la quinta generazione che gestisce questa bottega. Guidati dalla curiosità e dalla voglia di conoscere, ci è stato possibile intervistare Silvana, colei che per decenni è stata l'insegnante del paese. Un inquadramento generale del paese? Piscine si trova, lo sapete, ho sentito che qualcuno conosce già il luogo, forse lo conoscono meno chi è di Trento. Sono paesini piccoli che eventualmente si vedono passando per quella che è la vecchia Fersina Vision, dirigendosi verso Cavallese. Un po' difficile se qualcuno non ha amicizie o conoscenze particolari, conoscere il paese. È un paese della Valle di Cenca. Qual è l'origine del nome Piscine di Sover? L'origine del nome, noi troviamo in documenti la prima nomina verso la fine del 1500. Sicuramente parlo di ville di Sover, via Piscine. Alcuni dicono, secondo certe versioni, da pecine, come noi chiamiamo peci di abeti, e quindi da zone da abetaie, diciamo. Un'altra versione è che sia stato il nome derivi invece da pescine, cioè noi italianizzando da piscine. Cioè dalla grande presenza di pozze, dalla grande presenza d'acqua e contemporaneamente alcune versioni dicono presenza di veri e propri depositi di liquame. Io personalmente sono propensa verso nel dire che probabilmente più che da pecci, da abeti, derivi proprio dalla presenza di tante pozze, di tante sorgenti d'acqua. Tuttora, se noi guardiamo vecchie foto nella parte alta del paese, si notavano proprio anche la presenza di parecchi rigagnoli, di parecchi rigagnoli che scendevano confluendo tutti con il percorso. Appena sotto l'attuale strada che porta Monte Alto c'erano questi fossati, diciamo mezzo metro, poco più, che tagliando in orizzontale la montagna, con la leggera pendenza che portava nel rio principale, che era il rio delle Bore, avrebbe dovuto portare almeno, incanalavano tutta l'acqua che altrimenti sarebbe scesa. Adesso purtroppo scende, e noi ce ne accorgiamo, faccio l'esempio di casa nostra, che arriva acqua dappertutto. Come vede il suo paese tra 20 anni? Guarda, se sono sincera, dovrei dire, preferirei non immaginarlo e tenerlo come adesso, se sono sincera, perché sinceramente non è che veda grandissime prospettive. Il fatto che ci siate voi qui invece mi stimola, perché mi date un po' di speranza, di stimolo. I giovani non ce ne sono, siete venuti voi oggi con un'ondata di gioventù e quindi forse qualcosa potrebbe esserci. Questo paesino è Piscine, un paese incantato, un gioiello modesto e nascosto, una piccola perla nel silenzio del bosco, una voce nel cuore della valle. Sarà quindi nostra responsabilità riqualificare questo territorio, dandogli nuova vita e valore, concentrandosi sui punti forti di questi meravigliosi luoghi. And on and on.
till my shadow turns to sun rays.